questo, diciamo, è sul territorio di tutta l'Unione dei Terzi Castelli una risposta veramente concreta. Quello che mi ha sorpreso è quanta gente c'è. Media nella mattinata passano circa 15-20 nuclei familiari. Il mio volontariato consiste nel dare una disponibilità in termini di tempo per organizzare i vari reparti del magazzino e dell'emporio. Penso che noi prendiamo la disponibilità che ognuno può dare. E ho deciso di venire a fare volontariato perché, essendo andata in pensione, avevo tempo libero e volevo occuparlo in un modo diverso da tutto quello che avevo fatto finora. Adesso faccio parte del gruppo approvvigionamento, che è il gruppo che appunto dovrà preoccuparsi di trovare le aziende e i privati che sono interessati ad aiutarci concretamente con delle donazioni in natura, oppure con delle donazioni quindi di beni, oppure di donazioni economiche. Non conoscevo che tante persone avessero bisogno di prodotti di prima necessità per arrivare, come si dice, a fine mese. Fino al 10 febbraio potete fare la spesa in tutti i quadri dell'Unione Terzi Castelli e lasciare 3 euro, 5 euro, 10 euro multipli alla cassa a favore di Eco. Allora, della mia attività qui mi piace il fatto di essere sempre con delle persone che hanno voglia di fare, che hanno voglia di risolvere le problematiche. È un'esperienza che mi va di fare perché qui si ha contatto con la gente e soprattutto vedi una realtà che non sempre si conosce. Ogni persona deve essere comunque considerata in maniera uguale, non discriminante, insomma, perché purtroppo ognuno di noi potrebbe essere un giorno in una difficoltà uguale. Le massime richieste possono essere quelle di dare una mano per il magazzino, nell'organizzazione del magazzino, nell'approvvigionamento, quindi aiutare a riempire gli scaffali del market e nell'accoglienza, quindi fare da primo approccio, primo punto di accoglienza rispetto alle persone che vengono qui all'impianto.